Grandi gamers, siamo tornati finalmente anche oggi, questa domenica, con Giochi Ducali e tantissimi ospiti interessanti che ci, diciamo, intratterranno lungo tutta la giornata. Quindi continuate a seguirci come avete fatto in live e vi terremo aggiornati su tutti. In questo momento cominciamo proprio alla grande, perché abbiamo qui sia un esponente di Giochi Ducali che Luca Bonora insieme a noi. Quindi ora parliamo. Allora, innanzitutto parlo con te. Qual è... Ciao Luca. Qual è, diciamo, più o meno la giornata? Cosa si prevede, diciamo, in quella giornata? Oggi c'è una news che ieri non c'era, che ci saranno i giochi scientifici nella strada sopraelevata, quindi dalla cavallerizza a voi. Li propone l'università, il dipartimento di fisica dell'Università di Pavia. Molto fighi. Bello, questa bellissimo. Questa è la news di oggi. Poi in realtà è tutto come ieri, conferenze diverse. Tra l'altro ce ne abbiamo qui uno. Quindi oggi è la giornata positiva, non piove, quindi incrociamo le dita. E incrociatele anche voi in diretta, così più dita incrociate abbiamo, meglio è. qua incrociamo. Allora, benissimo, quindi diciamo la giornata è bella carica, ci sono tante cose interessanti. A proposito di ospiti illustri, chi è Luca Bonora? Raccontiamoci un pochettino. Allora, io sono un giocatore innanzitutto, un appassionato di giochi da tavolo e di ruolo, sono stato giurato del gioco dell'anno e del gioco di ruolo dell'anno. E 3 anni fa ho fondato la giuria del premio Efesto a Catania con Etna Comics. Grande Catania, io sono di Catania, nel frattempo... qualcosa... Ma siamo ancora in live? Piccoli problemi tecnici di cose che saltano in aria, non vi preoccupate. Stamattina ho fatto una breve conferenza, un breve incontro, una chiacchiera con aspiranti autori sul game design, ci ho provato a dare qualche consiglio su che cosa fare, cosa non fare quando si progetta un gioco. Cos'è emerso, diciamo, dai consigli? Se puoi dare due dritte anche alle persone che ci seguono. Le prime cose che mi vengono in mente è giocare, cioè più giochi conosci, più hai la possibilità di elaborare meccaniche. Un altro è di ascoltare, cioè tutti quelli che provano un gioco, il tuo gioco ti possono dare dei feedback utili, non devono essere per forza degli esperti. Possono essere amici, conoscenti, persone che non hai mai visto. Anzi, prima. Meglio se non sono esperti. Meglio se non sono esperti e meglio se non sono amici, perché magari sono più severi nel darti le critiche, perché tu non sai il gioco che tu fai in che mani andrà. Tu lo prepari, lo fai e poi lo fai andare con le sue gambe. Quindi deve essere in grado di far divertire il maggior numero di persone possibili e quindi deve stare in piedi da solo. Non ci sarai mai tu lì a dire no, ma si fa così, no, ma questa cosa è più bella, no, ma se fai questa mossa funziona meglio. Ed è un aspetto estremamente interessante. Invece oggi pomeriggio alle 3:30 siamo sempre qui nell'area conferenze e abbiamo una tavola rotonda con degli ospiti molto interessanti, fra cui Mario Sacchi di Postscriptum, fra cui Matteo Teoboca di Recensioni Minuti, che sicuramente conoscete molto bene, e anche lì parleremo di come nasce un gioco, meno dal punto di vista del game design e più in termini un pochettino più generici, più adatti a un pubblico generalista, e ognuno racconterà il suo punto di vista, l'editore, l'autore e anche il giocatore, e avremo anche un paio di esperienze secondo me molto interessanti di come si può utilizzare il gioco in ambito educativo. Ecco, una cosa che piace. Ecco Luca, quindi magari ci rincontriamo più tardi eventualmente per volentieri. Fare il punto della situazione e chiacchierare un pochettino su come è andata questo incontro. Molto volentieri. Lo facciamo. Senti, sempre per raccontare un pochettino di te, come sei arrivato nel mondo ludico? Qual è stato il percorso che ti ha portato in questo meraviglioso mondo ludico? Perché tu sei stato blogger, ti sei occupato di tanti ambiti, no? Sei anche un giornalista. Sì, quindi... io nasco giornalista di turismo e infatti scrivo spesso di turismo e di giochi, che è una cosa estremamente semplice se ci pensate, perché sono tantissimi giochi che hanno un legame con dei luoghi fisici. Risico è un planisfero, Ticket to Ride sono mappe, Carcassonne è una località, cioè ci sono tantissimi giochi dove la geografia è presente e quindi la possibilità di raccontare alcuni luoghi attraverso la geografia, l'ho fatto di recente con la Spedizione Perduta, con K2, e la cosa bella è che quando racconti la geografia attraverso i giochi puoi raccontare anche la geografia del passato, non solo quella di oggi, racconti le piramidi, racconti la Roma antica. E come sono arrivato ai giochi? Ma guarda, di solito dico sempre così, gioco da quando ero bambino, però non ho smesso, ho semplicemente cambiato i giochi che facevo. Adesso sono papà, continuo a giocare dei giochi da grande e faccio di nuovo dei giochi da bellissimo, bambino con mio figlio. Bellissimo. Quindi direi che c'è sempre un gioco per ogni età. Si chiude il cerchio così. No, bisogna...
Bene. Ti devi scappare. Sì, qua, fanno, qua abbiamo persone che fanno così, che si muovono. Vai, buon lavoro. Grazie mille. Ciao. Ciao, dopo. E dicevo, è molto bella questa cosa perché diciamo, noi cerchiamo anche di trasmettere, no, come 4Gamers, il concetto che il gioco non deve mai finire, il gioco non deve mai smettere, perché capita molto spesso che nella vita, sai, il mondo per come è costruito ci porta un po' a spegnerci, ci porta un po' a perdere quel fanciullino che è dentro di noi. Diminuisce il tempo. Diminuisce il tempo. Invece mantenere, diciamo, questo aspetto ludico non solo è bello perché, insomma, è una valvola di sfogo sotto certi punti di vista, ma è bello perché ci permette anche di esprimere una parte di noi che altrimenti si spegnerebbe nel tempo e ci rende un po' più vivi. La pensi così anche tu? Sono assolutamente d'accordo. Credo che alle volte si smette di giocare. La prima ragione è la mancanza di tempo, ma la mancanza di tempo è una scusa. Il tempo per quello che ti piace lo troverai sempre. Ecco, bravo, infatti. Forse smetti perché hai provato cose che non ti divertono più. Cioè, io il gioco che facevo quando avevo 12 anni non mi diverto più. In questo momento faccio altre cose. Ma visto che viviamo in un paese che ha un mercato estremamente florido, tanti editori, tanti autori, più di 100 giochi che escono ogni anno, senza considerare quelli già usciti, troverai sempre qualcosa che ti piace, che ti diverte, che ti incuriosisce. Sì, l'offerta è enorme ormai. Quindi... Ed è per questo che secondo me bisogna provare a partecipare alle manifestazioni, adesso che finalmente sono tornate a venire qua oggi a Vigevano, ad andare nelle prossime settimane alle altre manifestazioni. Oggi in contemporanea c'è Firenze Gioca, bellissimo. Oggi e ieri hanno ripreso in questo momento tante manifestazioni, a novembre ci sarà Lucca Comics. È un modo per scoprire un mondo enorme di cui conosciamo un angolino e magari troveremo altri 5-6 angolini che ci piacciono e che ci entusiasmano. Ti troviamo a Lucca Comics, quindi ci sarà. Penso proprio di sì. Vuoi dare qualche altro consiglio, magari a chi si vuole avvicendare alla creazione di giochi, qualche consiglio che ti senti di trasmettere a chi vuole diventare un game designer? Ma, allora, un'altra cosa di cui abbiamo parlato prima è devi sapere a chi ti rivolgi. Cioè, quando presenti un prototipo e vai da un editore, devi sapere quell'editore che cosa fa. Se quell'editore fa tutti i giochi di miniature e tu gli presenti un mazzo di carte, probabilmente non gli interesserà. E viceversa, cioè non devi conoscere quando diventi autore, non devi solo conoscere il mondo dei giochi dal lato dei giocatori, che lo do per scontato, ma devi conoscerlo un po' anche dall'altra parte, dalla parte degli editori e dalla parte della produzione, perché poi porterai delle cose che devono essere realizzabili. Non puoi pensare di mettere un motorino con 12 pila all'interno di un gioco perché magari ha dei costi spropositati. Cioè, devi saper affrontare una serie di aspetti che sono molto più ampi di quelli di partenza. E per questo sicuramente ti può aiutare anche qui, ci sono delle manifestazioni molto mirate, penso a IDEA G, che c'è tutti gli anni, dove tutti, molti autori emergenti portano i loro prototipi e lì hai sempre dei punti di vista precisi, puntuali, di chi lavora nel settore che dà sicuramente una grossa mano. Secondo me quello è un appuntamento imperdibile per chi vuole diventare un autore. Fantastico, se mi piacere ascoltarti Luca, si vede che diciamo hai un background da giornalista. Tra l'altro la bellezza dei giochi, secondo me, correggimi se mi sbaglio, è che permette l'interconnessione di tante persone, cioè crea un'interconnessione di persone, a differenza per esempio dei giochi, dei videogiochi che noi trattiamo tanto, molto spesso sono single player e anche quando sono multiplayer diciamo ci sono poche persone ma comunque sempre a distanza, in più delle volte. Con un gioco da tavolo invece c'è proprio, si crea quell'atmosfera che è unica, magica, che solo un gioco da tavolo può ricreare. Il gioco può essere un ponte fra culture, fra lingue, perché puoi condividere il tavolo con persone che parlano un'altra lingua e non avere bisogno di capire le parole, età. A volte i bambini vengono coinvolti a giocare con i grandi, non perché glielo chiedi, che spesso anzi tiene l'eccesso opposto, smette di guardare la TV, viene a giocare, ma perché vede giocare gli adulti, si incuriosisce, certo, e scopre che giocare con l'adulto lo mette sullo stesso piano dell'adulto, può vincere, perdere, ma è sullo stesso piano ed è una soddisfazione enorme a cui a volte noi non pensiamo. Ed è un'esperienza per lui formativa molto importante, imparare a muoversi all'interno delle regole, imparare a vincere, imparare anche a perdere. È importante. Tanti non sono capacissimi. Sono tutte cose che aiutano tantissimo a livello formativo. Tra l'altro, tutti i giochi sono educativi, non solo quelli specificatamente didattici. Sono pienamente d'accordo. Tra l'altro, i bambini apprendono per imitazione, quindi quello che hai detto tu è importantissimo, perché è vero. Adesso dovremmo avere comunque Paolo, che è già attivo. Allora, innanzitutto, Paolo è una persona che conosciamo benissimo, si occupa di game design. Non so se riusciamo ad avere un contatto audio con Paolo, penso di no.
sta scrivendo in chat, va bene. Caro Paolo, siamo qui, dici tutto quello che vuoi e qui abbiamo il nostro carissimo Luca che risponderà alle tue domande. Secondo te, arriveremo mai ad avere percorsi di studi allo stesso livello di altre nazioni europee? Perché per l'esperienza che ho avuto io, noi siamo molto più dispersivi e non andiamo troppo nel dettaglio. Questa è la domanda di Paolo. Guarda, mi verrebbe da risponderti con una battuta, dipende da cosa succede oggi con le lezioni. Io non sono molto ottimista, no, siamo indietro su questo settore, ma non siamo nemmeno così indietro comunque, eh. Cioè ci sono corsi di game design, cioè la Maresa Bertolo che prima io ho citato perché è autrice di un gioco adatto e perfetto per chi vuole iniziare a realizzare giochi da tavolo, al Politecnico di Milano ha una cattedra e tiene lezioni, tiene corsi, quindi non siamo così indietro tutto sommato. Certo è un argomento di nicchia, ma il fatto che sia un argomento di nicchia secondo me è legato al fatto che in Italia è ancora molto un mercato di nicchia quello del gioco da tavolo, sì, rispetto sì. alla Francia e soprattutto rispetto alla Germania, che è il primo mercato europeo. Noi siamo molto indietro. È chiaro che se un settore economicamente è poco forte, vende poco e produce poco, ha anche meno interesse ad andare. Parlando proprio del discorso economico, secondo te quali possono essere le motivazioni per cui a livello diciamo economico ancora il gioco non ha preso così tanto come in altre nazioni? C'è una motivazione che dipende per esempio dalla tassazione italiana, per esempio? Guarda, io in realtà me lo chiedo sempre, perché in realtà questo è un paese che ha una propensione altissima al gioco. Esatto, perché anche estremamente creativo, quindi siamo appassionati fin troppo di calcio, quindi seguire gli altri che giocano, che sia calcio o altro, ci piace tantissimo. In tutti i bar e i locali di tutti i paesi e le piccole città d'Italia, giovani e pensionati giocano a carte. Su tutti i telefonini abbiamo scaricato giochi e li facciamo. Il poker sportivo è molto diffuso, praticato, eccetera. Quindi in realtà, secondo me, siamo un paese che gioca tantissimo. Il problema è che si è fatto un'idea distorta di cos'è il gioco per adulti. Cioè il gioco è una cosa da bambini, il gioco per adulti è dove ci sono di mezzo dei soldi, dove ci sono di mezzo delle scommesse, sì. È l'azzardo, che è la cosa peggiore che ci possa essere, oppure dove ci sono delle componenti che non sono adatte ai bambini. Ecco, infatti il gioco d'azzardo è l'unica cosa che noi come 4Gamers non supporteremo mai, la troviamo... Il tema della ludopatia, che tra l'altro è un problema forte, perché, io posso perdere un sacco di tempo a giocare, non è mai tempo perso, ma posso dedicare tantissimo tempo a giocare da tavolo, non ne avrò mai un danno sulla ludopatia. Infatti si cerca sempre di più di ribadire, parliamo di azzardopatia e non di ludopatia, perché non è il gioco il problema, ma è un certo tipo di gioco. Vengono chiamati giochi, ma in realtà poi non sono dei veri e propri giochi, non hanno nulla a che fare con l'aspetto ludico di cui noi stiamo parlando. La socialità, che è un elemento centrale del mondo ludico, anche quando si gioca a distanza, totalmente assente in quell'ambito, perché c'è una competizione sfrenata. Ecco, forse dovremmo far capire di più, io lo ribadisco sempre quando parlo di giochi, ci sono una valanga di giochi collaborativi e chi non gioca non si spiega il perché. Quando parliamo di giochi di ruolo spesso mi sento chiedere come si vince, perché se non c'è un come si vince, se non c'è un vincitore, non è divertente. Guarda, e questa la dice lunga sulla psicologia umana, la dice lunga. Sì, ma poi è una questione, è una psicologia legata anche molto al mondo occidentale. Se tu guardi i giochi da tavolo orientali, c'è molto meno, parlo dei giochi millenari, c'è molto meno l'idea della distruzione, dell'annientamento dell'avversario rispetto ad altri. In molti giochi c'è il Mahjong anche, c'è la cattura del pezzo dell'avversario. Sì, ne parlavamo ieri infatti. Gli scacchi sono un grandissimo gioco, ma è il gioco più violento del mondo. Tu distruggi l'avversario pezzo per pezzo finché non gli annienti il re. C'è una violenza insita che non si sviluppa nel gioco, ma è proprio frontale, è aggressivo per certi versi come gioco. Non è che lo sto denigrando, intendiamoci, ma ci sono tanti modi di giocare che sono completamente diversi. Il collaborativo, che è un'ottima cosa da affrontare con i bambini, perché gli insegna a giocare come prima cosa, poi impareranno a vincere e perdere. Si vince tutti insieme, si perde tutti insieme,
ma tu raggiungi dei risultati assieme a mamma e papà. Bellissimo. Bene, Luca, noi ti ringraziamo veramente di cuore per questa bellissima chiacchierata che ci siamo fatti. Quindi per il momento ti lasciamo alle tue attività e ci rivediamo più tardi. D'accordo, grazie, Luca? D'accordo, grazie infinite. Ciao.